dice che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. Passa la tua speranza. Storie di vita e di fede di uomini e donne che hanno incontrato Cristo. Non smetterò. Allora, un caro saluto a tutti da parte mia, Claudio Coppini, in queste giornate che ci stanno portando verso la Pasqua. Abbiamo accelerato, no, questo numero di trasmissioni su Passa la Speranza, perché pensiamo, siamo convinti che la Pasqua sia proprio anche questo, sia proprio la resurrezione della speranza. Saluto Luca Musso, che è alla console, grazie sì, Luca. Buongiorno a tutti. E saluto anche con molto piacere il pastore avventista Michele Abiusi, che abbiamo voluto coinvolgere perché siamo alle soglie della Domenica delle Palme, che a un certo punto è la domenica trionfale dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, e mai poi ci saremmo aspettati che questa storia sarebbe andata a finire in tutt'altro modo. Ciao Michele. Ciao, buona giornata. Quindi prima della speranza però c'è questo momento di trionfo, e poi c'è tanto dolore, tanta sofferenza. Ecco, ci introduci un po' nel significato, nel senso di questo arrivo, di questo ingresso di Gesù, in maniera molto semplice ma con un'acclamazione grande. Eh sì, quella è stata la settimana che ha preceduto poi la passione, questo ingresso che è ricordato nella parola di Dio, nei Vangeli, come un ingresso effettivamente trionfale, perché Gesù, cavalcando una puledra d'asino con il mantello, è entrato in forma regale, quindi è stato proclamato re non solo dai suoi discepoli ma anche da coloro che stendevano i loro mantelli, mettevano, è vero, degli ulivi, delle palme, ecco per cui si festeggia la Domenica delle Palme, proprio ricordando l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme, il che realizza anche un'antica profezia della Bibbia del profeta, è vero, Zaccaria, che aveva appunto annunciato al capitolo 9 del suo libro: esulta grandemente, o figliola di Sion, manda gridi di allegrezza, o figliola di Gerusalemme, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un'asina, sopra un puledro d'asina. Quindi c'è stato anche un annuncio profetico di questo evento, che è molto bello e che non lasciava presagire la finale che c'è stato dopo appena una settimana. Questo però ci fa capire veramente quanto ci scontriamo poi con i sentimenti umani, no? Che sono un po' come la terra, che si scalda velocemente ma come va via il sole si raffredda. Ecco, provi a entrare un po' più in questo senso anche profondo, anche poi dell'oggi, no? Questo tempo, questa settimana che ci porta alla Pasqua, da questo momento, anche per un'analisi personale dell'oggi, di uomini e donne, di questo momento storico. E la Pasqua, a mio modesto avviso, è la più bella festa del cristianesimo, perché ricorda appunto la risurrezione di Cristo, ma la Pasqua è un'antica festa ebraica, che era la festa della gioia, perché ricordava la liberazione del popolo di Israele dai 400 anni di schiavitù in Egitto, e quindi ricordava il miracolo del passaggio dell'angelo nella decima piaga d'Egitto, che fu la più terribile, laddove poi il faraone si decise a far partire la forza braccia che aveva, è vero, che era appunto il popolo di Israele, e a lasciarlo andare. E poi ci ha ripensato, e quindi la Pasqua ricorda anche agli ebrei il passaggio del Mar Rosso, il miracolo che Dio ha operato quando avevano il mare davanti e gli egiziani, ripensandoci, li avevano inseguiti per riportarli in Egitto. Quindi era già una bellissima festa ebraica che annunciava la liberazione, e la risurrezione di Cristo viene proprio ad annunciarci la liberazione dal peccato, la liberazione dalla morte, perché la sua risurrezione è, secondo le scritture, io ci credo fermamente,
garanzia che un giorno i morti rivivranno, i morti in Cristo avranno la vita eterna, coloro che avranno creduto in questo miracolo di risurrezione, nella vita nuova che Gesù ci offre. E naturalmente vivere la Pasqua vuol dire liberarsi di ogni forma di schiavitù per vivere secondo la volontà di Dio. E nella società di oggi non è tanto facile questo, però bisogna essere fermi. Tra l'altro è interessante questo raffronto che facevi, no? Il faraone che si piega dopo la morte di tutti i primigeniti d'Egitto, e a un certo punto però ci ripensa. Quindi si vede proprio, tu stai parlando di questo sciogliersi invece di questa durezza che diventa ancora più dura, e quella bella frase: non vi preoccupate, quegli egiziani che vi inseguono non li vedrete mai più. E quindi inzuppare i piedi nel Mar Rosso e andare via per fede, no? Questa è una cosa che mi ha sempre colpito, questo passaggio. Anche a me. Vero? A me, questo passaggio della nostra vita. Hai davanti un mare e gli altri che stanno arrivando con le armi, sei schiacciato in questo punto, provi a inzuppare i piedi nell'acqua per metterti nelle mani di Dio e succede questo miracolo. Questo miracolo che invece ci fa vedere dall'altra parte un cuore, che quello del faraone, che lì per lì molla, ma poi vuole vincere lui. Questo sì. Ecco, può succedere nella nostra vita anche di esserci avvicinati a questo miracolo, ma poi il nostro orgoglio, la nostra mi sono fatto da me, ecco, può fregarci, insomma. Sì, può succedere sia nella persona che sta per piegarsi alla volontà di Dio e che poi ha dei ripensamenti. In questo Gesù ha presentato una parabola che poi è stata la prima parabola che lui ha enunciato, la parabola del seminatore, dove in questa parabola fa vedere addirittura che un terreno su quattro è quello fertile in cui il seme della parola di Dio germoglia. Altri incominciano, ma poi bastano le preoccupazioni, no? Parla di spine, di soffocamenti che vengono dalle spine, quindi ci fa capire che i problemi della vita a volte possono, è vero, far indietreggiare la persona anziché lanciarsi, come tu hai giustamente sottolineato, no? Il Mar Rosso davanti, e il miracolo Dio l'ha fatto quando l'ho messo i piedi nel mare, non prima. Quindi veramente chiede una fiducia certa, una fiducia, io oso dire, cieca. Non ho bisogno di vedere perché so che Dio mi sostiene. Però è un pericolo anche per il credente, perché anche noi a volte incontriamo i cosiddetti faraoni moderni e siamo disposti a versare il nostro tributo di forza, di vita, di speranza. Io mi auguro di no, io mi auguro che niente, nessuno venga a turbare la nostra vita, che le prove ci sono, ci saranno finché avremo fiato nei polmoni, ma con la grazia di Dio possiamo superare ogni cosa, perché la Pasqua ci dice questo. La Pasqua è liberazione, e quindi Dio è sempre pronto attraverso Cristo a operare questa liberazione nella nostra vita. Dobbiamo solo volerlo, fortemente volerlo. Tra l'altro mi sembra che Gesù, proprio nella sua missione, anche nei confronti della religione, in quel caso della religione ebraica, lui proprio abbia questo, porti avanti questa, fra virgolette, sfida buona contro il potere. Cioè questo potere che è un sostantivo, mentre c'è questo bellissimo verbo potere, che si può poter cambiare, si può poter... Ecco, quanto alla fine questo scontro porterà poi proprio a decidere di uccidere Gesù, no? Alla fine è questo poi, penso, no? Eh sì. E anche Gesù ha dovuto lottare con i poteri della sua epoca, civili e religiosi, ma la cosa peggiore è che i religiosi erano poteri più forti, che hanno piegato anche il potere civile, perché se Ponzio Pilato non si fosse lavato le mani, lui sapeva perfettamente che stava condannando un innocente
e il Vangelo ci sottolinea che finanche la moglie aveva avuto un sogno, certo, e aveva mandato un messo a dire al marito non mettere le mani addosso a costui che è un innocente. E purtroppo, è vero, i poteri civili e a volte anche i poteri religiosi potrebbero metterci contro Dio, però gli apostoli che hanno vissuto questa esperienza hanno preso una decisione e hanno detto: noi dobbiamo ubbidire a Dio e non agli uomini. Quindi il principio è che se il potere, civile o religioso che sia, mi mette contro la volontà di Dio, io scelgo di seguire Dio. Se i poteri mi chiedono altre cose che non implicano precisamente di andare contro un dettame, un comandamento di Dio, allora è diverso. Ma se c'è da fare una scelta, io non ho dubbi, la scelta è per Dio. Questa è una specie anche di disobbedienza civile che mette in gioco la nostra responsabilità, in questo caso di cristiani, perché poi Gesù è anche figura di grande giustizia sociale, quindi non è che si può fare il cristiano solo andando la domenica o il sabato mattina in chiesa, come è per noi avventisti. Senti, in quest'ultima proprio minuti, due minuti, ti volevo chiedere un suggerimento in questo momento di come prendersi questo tempo. Quale potrebbe essere anche un momento per vivere questa Pasqua, e come succede a me, io la vivo, sono come te, per me è la più bella festa di tutte, ma anche la festa che mi porta sempre qualcosa di nuovo da tanti anni, quindi la aspetto sempre con molta attesa. Un suggerimento di come viverla, ecco. Mi auguro che la Pasqua ci renda più coraggiosi, che sia per noi veramente la festa del coraggio, del ripudio della paura, della brama di libertà. E quindi io personalmente, anch'io la vivo ogni anno in maniera sempre differente, anche perché non mi è mai piaciuta la monotonia e la routine, perché poi si perde la vivibilità della propria fede e del proprio pensiero, che possiamo viverlo veramente in una profonda riflessione di ciò che Dio ha fatto per noi. E anche le palme mi fanno molto riflettere. Perché? Perché mi fanno vedere come le folle possono essere anche strumentalizzate, perché quelle stesse persone che inneggiavano Osanna al re, Osanna al figlio di Davide, indicando il Cristo, una settimana dopo, io non ho i nominativi, ma sicuramente c'era tantissima di quella gente che pronunciava le parole crocifiggilo, crocifiggilo, che di fronte alla scelta se liberare Barabba o Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, hanno scelto Barabba, perché hanno inchiodato Gesù alla croce. Quindi che sia un tempo di riflessione in cui noi non vogliamo lasciarci né strumentalizzare né guidare dagli altri, ma che possiamo riflettere con la mente e l'intelligenza che il Signore ci ha dato sul vero senso della Pasqua, che possa essere veramente una rinascita nella mia vita, perché io non aspetto solo una risurrezione corporea di coloro che si sono, come dice la Scrittura, addormentati in Cristo, ma ogni giorno chiedo al Signore di rinascere nella mia vita per vivere secondo la sua volontà. E questo è l'augurio che rivolgo anche ai nostri ascoltatori. Ti ringrazio con questo messaggio che ci fa capire che attraverso la Pasqua inizia già il regno di Dio, cioè noi lo possiamo iniziare a vivere qui, e questo è l'augurio più bello che ci potevi lasciare. Ti ringraziamo, e se non ci risentiamo ti facciamo veramente un abbraccio pasquale, fraterno. Grazie. Cristo è io risorto. Buona Pasqua a tutti. Come dicono gli ortodossi, è veramente risorto. Mi piace quel rafforzamento che è proprio bello. Grazie ai nostri ascoltatori, grazie e grazie a Michele Abiusi che è stato con noi questa mattina. Sognare non smetterò. Passa la tua speranza. Storie di vita e di fede di uomini e donne che hanno incontrato Cristo. Non smetterò.